È una Juventus che a livello dirigenziale cambia pelle, però è una Juventus che potrebbe cambiare pelle anche in campo, perché è una Juventus che si appresta a giocare in Coppa Italia, ma soprattutto vuole tornare a giocare ad alti livelli in campionato, magari con qualche rientro contro però un'Atalanta che ne ha appena fatti 8, quindi attenzione. Andiamo a vedere gli sviluppi e soprattutto ci sono novità importanti su dei possibili ritorni alla Juventus. Scopriamo tutto insieme a Marco. Ciao Marco. Ciao Beppe, come sempre un piacere essere qui con voi. E allora, analizziamo in questo momento la situazione di Juve, che non è per niente facile. Perché? Perché di fatto è una Juventus che viene da un brutto scivolone. Non abbiamo avuto modo di parlarne qui su FCM Sport. Al di là dei 5 gol subiti contro il Napoli, sono state una batosta abbastanza clamorosa. Beh, non soltanto i 5 gol subiti, ma di fronte ora si ritrova una squadra come l'Atalanta, che sembra essersi ritrovata, che sembra essere praticamente implacabile, ma con due possibili ritorni, perché potrebbero essere convocati contro l'Atalanta sia Vlahovic che Pogba. Ecco, alla luce di tutto questo ti dico, quanto cambia la Juventus con questi giocatori, con Chiesa che potrebbe ritornare? Soprattutto, al di là di questo, e poi magari ne parliamo anche dopo, ci possono essere anche degli sviluppi da un punto di vista tattico. Allora, sicuramente i ritorni di Vlahovic e Pogba cambiano poco per la sfida con l'Atalanta, però sono qualcosa da cui partire, direi, per le partite successive, perché prima li recuperi, più li testi e meglio è, chiaramente, dal punto di vista soprattutto della condizione. Per quanto riguarda l'avversario, credo che tatticamente non dovrebbe cambiare nulla in questo momento, perché comunque la certezza del 3-5-2 ha portato 8 vittorie consecutive e magari con il Napoli potrebbe anche essere considerata una partita. Come il Napoli, l'Atalanta è una squadra che va a mille e abbiamo conosciuto bene l'Atalanta, che è una squadra forte ma discontinua. E dipende quando la incontri nel calendario. Se la incontravi magari 5-6 giornate fa, era un'Atalanta che non faceva paura sicuramente, mentre adesso lo fa. Credo che la Juventus non terrà il pallino del gioco, sarà probabilmente speculativa a maggior ragione dell'avversario, però comunque giocando in casa, perché gioca in casa, giusto, Sì, la assolutamente. Juve, è chiaro che comunque avrà il pubblico dalla sua parte e secondo me comunque una buona probabilità perlomeno di portare dei punti a casa, che per la zona Champions vanno benissimo un punto con l'Atalanta. Per vincere lo scudetto è chiaro che in teoria la Juventus non può più sbagliare, quindi dipende da cosa vuole fare Allegri, da cosa vuole la società, anzi la nuova società, La nuova visti società, visti i sì, cambiamenti. esatto. Però, ecco, c'è un aspetto però da considerare, cioè col ritorno dei grossi nomi, e quindi un nome come, che sono poi tra l'altro tutti nomi che hanno a che fare col reparto offensivo, se ci pensiamo, cioè non è che sono stati fuori dei mediani o dei difensori, sono tutti giocatori che Vlahovic, Chiesa, Di Maria. Lo stesso Pogba è un centrocampista che però è conosciuto più per le doti offensive che non per quelle difensive, diciamo così. Ecco, questa qualità che si va ad aggiungere a questa Juventus può inconsapevolmente, perché poi Allegri lo conosciamo, è uno che nasce come difensivista, cioè il suo primo pensiero è quello di non prenderle, lo sappiamo, no? Però non può questa qualità che arriva, come dire, portare inevitabilmente una Juventus un po' più alta, cioè un po' più, non dico aggressiva perché la Juventus non la vedrei mai aggredire già direttamente sulla linea del portiere, una Juventus che ti fa un'aggressione come, non so, le top della Premier League, per intenderci, per capire che tipo di calcio, però è una Juventus magari un po' più propositiva, cioè magari, non so, l'inserimento di un giocatore come Paredes, ma soprattutto un Di Maria, Chiesa, Pogba, Vlahovic, questa qualità può portare a una Juventus più offensiva oppure. Perché magari, non so, prima, avendo i giovani, soprattutto giocatori un po' più gregari come i vari McKennie, Rabiot, Kostic, sai, magari devi metterci un po' più di fisico e un po' meno qualità. Quindi lui dice, vabbè, non le prendo e poi magari lì davanti qualcosa succede. Ecco, invece con questa qualità che arriva, può esserci un cambio da questo punto di vista oppure non cambia nulla, tutti dietro a difendere e poi lì davanti qualcuno la risolve?
Allora, quindi allora prendo la tua domanda di prima non come un cambio modulo, ma come un cambio di mentalità. Sì, proprio un atteggiamento e un tipo di gioco che cambia in virtù degli uomini che ci sono in campo, ecco. Allora, è chiaro che con McKennie, tra McKennie e Pogba, dal punto di vista tecnico, ci sono categorie di differenza, per dirne una. E quindi con un giocatore puoi scegliere una strategia, con un altro invece un'altra. Io credo di sì, che possa cambiare questo. Cioè, attenzione, non parliamo di una Juve che terrà mai il 70% di possesso palla. Quello non lo vedrai mai. Forse se gioca in 10 contro una piccola, forse Forse sì. allora si può. Dice in 11 contro 10. Però la verità è che sicuramente, diciamo, Allegri, come Mourinho, come Ancelotti, come tutti questi tecnici della vecchia generazione, perché Allegri ormai si può considerare della vecchia generazione, sono degli allenatori che non hanno un'identità magari super chiara, però che si adattano alle caratteristiche dei giocatori. Se io ho Modric, Kroos e Casemiro, posso tenere più palla. Se io ho McKennie, appunto Kostić sulla fascia, che è uno di molta corsa, preferisco gli inserimenti, preferisco verticalizzare, che è la cosa più intelligente da fare, nel senso che sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori. Quindi di conseguenza, con un Pogba a centrocampo, con un Paredes che trova le geometrie, e di base deve trovare anche voglia e condizione, perché poi alla fine è quella che manca, non le doti tecniche, allora sì. Non puoi fare altro che tenere più palla. E se ti alzi un pochettino di baricentro, è solo una buona notizia, perché per quanto Allegri sia difensivista, ed è chiaramente così, e secondo me sbaglia ad esserlo così tanto, nonostante i giocatori che ha, quando tu senti dire ad Allegri: ci siamo abbassati troppo, non è che lui la prende come un qualcosa di positivo, la prende come una cosa di negativo. Perché in tutti gli stati del mondo, in tutti i campi da calcio, se stai troppo dietro, tu non hai comunque assolutamente possibilità nemmeno di ripartire. Ok? Quindi abbassarsi troppo non è una buona notizia nemmeno per le squadre più speculative come la Juventus. Quindi alzare un po' il baricentro aiuterà a tenere di più il pallino del gioco e ad avere poi più chance di segnare, perché tra l'altro Pogba, per esempio, ha il tiro da fuori, Vlahovic ha il colpo di testa, ha la punizione, ha tante armi che comunque possono essere utilizzate. Poco fa, quando ti facevo la domanda, mi hai dato uno spunto eccezionale, cioè, al di là dell'atteggiamento che si ha in campo, secondo me qualcosa andrà rivisto anche da un punto di vista tattico, cioè da un punto di vista della formazione. Perché? Perché questo 3-5-2 è stato molto utile fino ad ora, però ci sono due contro. Il primo, quando hai trovato una squadra che gioca ad altissimi livelli, hai visto che di scoppola ne hai prese 5, quindi va bene la solidità difensiva, ma no, ma ne hai presi 5 in una sola partita. E punto numero due, nei momenti in cui torna Vlahovic, ma soprattutto la doppia presenza di Di Maria e Chiesa, come fai a metterli in campo tutti avendo questo tipo di solidità? Perché abbiamo visto che Chiesa, come esterno a tutta fascia, soprattutto con le grandi squadre, perché un conto è giocare con Chiesa a tutta fascia contro, non so, la Cremonese, un conto è farlo contro il Napoli. E hai visto che la prima disattenzione ti hanno dato il colpo di grazia. Allora dico, forse ci può essere un cambio modulo che riporta una linea 4 difensivamente parlando, e finalmente questo tridente che da inizio anno che si aspetta, ossia Chiesa nel ruolo dove deve giocare, ossia come esterno, sia a destra che a sinistra, Di Maria finalmente nel suo ruolo, perché poi Allegri si è incaponito un po' a metterlo sempre da, diciamo, da sottopunta, ma Di Maria l'abbiamo visto con l'Argentina e gioca da esterno, punto e basta, non c'è molto da discutere. Ci potrebbe essere questo cambio modulo secondo te? Oppure si continua con questo 3-5-2 con degli esperimenti di Allegri? Allora, non sappiamo che cosa ci sia nella sua testa. In un'intervista, non credo che abbia fatto capire che non cambierà il modulo, cioè che non è questa partita a fargli cambiare idea, perché se ci pensi, in 9 partite ha fatto 24 punti.
Quindi secondo me lui ha letto la partita con il Napoli come una partita in cui tutti i tiri sono entrati, cosa che non è vera perché è stato un massacro. Sì. Però è anche vero che Allegri ha più volte detto, non so se per difendere la squadra, non so se per smorzare un po' le cose, ha detto è stata una partita un pochettino sfortunata in cui tutte le cose sono andate contro. Da queste dichiarazioni prevedo che lui il modulo continuerà ad usarlo, però è uno che cambia idea, è uno che effettivamente ha ai tempi ereditato il 3-5-2 da Conte, poi lo ha cambiato in 4-3-3, poi quando ha fatto le finali di Champions League. Quindi sì, potrebbe cambiarlo, però secondo me appunto, soprattutto con le squadre più piccole, non credo che lo farà. Mi metti il dubbio contro l'Atalanta effettivamente, perché come hai detto tu, l'Atalanta è una squadra che pressa molto alta, quindi se uno più uno fa due, allora può essere che potrebbe esserci la stessa ricomposizione della partita col Napoli dove soffri. Però la verità è che non credo che Bremer sbaglierà di nuovo tutte quelle cose, cioè tutti quei stop, tutti quei passaggi. Non credo che Chiesa debba marcare più Kvaratskhelia, anche questo. Quindi secondo me io credo che comunque continuerà ad utilizzare il 3-5-2 e il 4-3-3 lo sperimenterà nel corso del campionato, ma non ora, solo se vede la squadra molto in difficoltà. Anche perché, come dicevi tu, Bremer non fa tutti questi errori, Chiesa non deve segnare, non deve marcare più Kvaratskhelia, ma mi verrebbe anche da dire, nonostante il grande talento di Lookman e Højlund non sono Osimhen, che in questo momento secondo me è l'attaccante che sposta chiaramente il campionato. Cioè, in questo momento secondo me uno ce n'è grande attaccante in Italia, uno. Perché ci aspettavamo Lukaku, Vlahovic, un Giroud in versione mondiale, Immobile. Ed invece ad oggi è uno, è uno. Abraham, Tammy Abraham, altra clamorosa delusione. E invece ad oggi l'unico attaccante che sposta in Italia è solo Osimhen. Perché il Milan, sì, ogni tanto ha fatto affidamento a Giroud, ma è anche altro. L'Inter non ne parliamo proprio di Lukaku. La Juventus non ne parliamo proprio di Vlahovic. È incredibile come in questo momento sia solo lui che sposta in Serie A. Sì, effettivamente hanno deluso tutti i grandi attaccanti, tranne lui, che poi alla fine lui ha semplicemente trovato più continuità fisica degli altri anni, e che gli altri anni la doppia cifra l'aveva raggiunta comunque giocando però pochissime partite per vari infortuni, anche sfortunati come quello appunto Allo che zigomo, sì. lo costringe tuttora a usare la maschera, che non è un infortunio muscolare, dice, derivante dalla preparazione, è semplicemente un grande attaccante. E comunque un investimento coraggioso del Napoli, perché Sì, secondo me, anzi, che assolutamente. Osimhen ora è forte, comunque 80 milioni a me sembravano veramente tantissimi, soprattutto per una squadra di Serie A, tra l'altro come il Napoli, che non è vicino alla Juventus, che ha tutti questi investimenti e questa storia. Quindi un investimento coraggioso che sta pagando, perché oggi se arriva l'Arsenal di turno, te ne offre 120 e tu fai una, comunque, nonostante tutto, una plusvalenza. Tra l'altro ricordiamoci che quest'estate eravamo quasi scettici quando offrivano Ronaldo per Osimhen, non so se ricordi quello scambio di cui si Sì. parlava. Beh, ora con Osimhen a questi livelli e con Ronaldo che ha praticamente terminato la sua carriera, vedi come in pochi mesi possono anche cambiare le Sì, valutazioni, decisamente. assolutamente. Però se non sbaglio noi, anche noi due, ok, lo scetticismo, però se non sbaglio entrambi c'eravamo comunque schierati dalla parte di Sì, Osimhen, perché lui sembrava assolutamente. un 24enne con un 38enne, quindi c'è No, qualche differenza. non avevamo dubbi, però comunque mi sono messo un attimo nei panni di De Laurentiis. Beh, l'idea ti stuzzica. Esatto. Certo, avendo avuto Maradona, hai Ronaldo, di Napoli improvvisamente diventa una Non puoi squadra. arrivare a Messi che l'erede di Maradona arrivi a Ronaldo. Quindi poteva Sì, essere è comunque proprio. affascinante. Anche perché ricordiamoci che oltre a Ronaldo ti arrivavano 100 milioni o qualcosa di simile, quindi comunque Forse. e Beh, sì. lo sappiamo il Napoli quanto è bravo a reinvestire i soldi che arrivano dalle cessioni. Quindi, Eh sì. però detto ciò, si è tenuto Osimhen e secondo me ha fatto, ripeto, benissimo perché è l'unico attaccante che sposta in Italia. Va bene, Marco, io ti ringrazio per questa utilissima chiacchierata fatta insieme. Ti do appuntamento al prossimo talk insieme. Grazie mille. Sempre un piacere, Peppe. Alla prossima. E invito tutti gli amici di FCM Sport, ovviamente iscriversi al canale, attivare la campanella e lasciare un like.
questo contenuto.